abbiamo tutto quello che ci serve. Una mente potente crea una vita vincente. Oh mio Dio, ve l'ho detto che ci sono i coyoti qua, raga. Ragazzi, l'avventura è iniziata. Sono pronta. Ho tutte le cose che mi serviranno per questi prossimi 24 ore. Adesso vi faccio vedere cosa porto per questa avventura pericolosissima che andrò a percorrere. Buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super video qui su Sophia Land. Se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia, Sofia Campana, e benvenuti a Sophia Land, dove oggi vi porto con me per 24 ore. 24, vabbè, nella mia Tesla. Questa idea è venuta a me mentre ero rimasta a piedi con la Tesla scarica. Se non avete già visto quel video, andate a vedere quell'esperienza dopo di vedere questo. Ma come detto in quel video, tutto succede per un motivo, c'è sempre un destino dietro quello che succede. E in quel momento ero senza macchina, a piedi, come un nomada. Nomade. Per strada, e mi è venuta in mente questa bellissima idea. Vado a vivere nella mia Tesla per 24 ore. Ho già fatto il mio sacchetto per la sopravvivenza. Wilson, avrò bisogno di te questi prossimi 24 ore. Sei pronto? It's fine, it's fine. Per prima cosa vi faccio vedere cosa porto per questa avventura. Sacchetto della sopravvivenza qua. Madonna, quanto pesa. Un po' extra questo sacchetto, ma vabbè, ci sta. Let's freaking go. Numero uno, gli snack. Quindi tutte le caramelle che ho comprato ieri. Boom baby, ce li ho. Un muffin che ha fatto mia mamma, dei cracker, una melanzana. In realtà questo è per difendermi dai coyote stanotte. Ah, questo è un mio nuovo giocattolo dove scrivo tutte le mie note. Ho il mio nuovo libro, parla di come la nostra mente è potente. La spazio, la torcia. Non so sinceramente per cosa mi servirà questo, ma mio papà dice che devo sempre avere una torcia con me. Ah, l'acqua di cocco, perché ci sono tanti nutrienti e elettrolite. Acqua normale. Questa coperta che mi ha regalato Dante, perché andrò a vivere nell'Everest della mia Tesla. In realtà fa 97 gradi qui oggi, ma vabbè. E ultima, ma non peggiore, il mio cuscino. Ah, telefono per le emergenze e per guardare tanti TikTok. Direi che siamo pronti. Sono pronta per entrare nella battaglia. Oddio raga, mi stavo dimenticando una roba importantissima. Wilson! Estelle! Dove scappi? Ma dove? No, dai! Una melanzana per cena per noi! Andiamo! Brava, dai che ci divertiamo! Dai Wilson, andiamo! Andiamo ragazzi! Ok raga, siamo pronti. Abbiamo tutto quello che ci serve dietro. Fiamme, sono le 12:18. Let the games begin. È praticamente l'ora di pranzo, quindi ho pensato, cioè nessuno ha detto che non potevo guidare la Tesla, quindi io vado al mio drive-thru preferito. Se avete visto il vlog in cui riunisco con Estelle Wissen, sapete già qual è? Commentate sotto se sapete qual è il mio drive preferito qui in Colorado di fast food. Aspetto mentre indovinate qual è? È Taco Bell! Se avete indovinato, congratulazioni! Se non avete indovinato, non vi regalo un taco, mi dispiace. Che figata, ho appena scoperto che c'è una modalità cane per l'aria condizionata e esce da qui proprio su Estelle e Wilson come sempre a darmi le coccole. Eccolo, siamo arrivati. Raga, ho notato adesso che mi sono dimenticata le scarpe. Oopsies. Good afternoon and thank you for choosing Taco Bell. My name's Joseph. How can I help you? Can I please get two of the chalupas?
with the beef chalupas, and can I get it with guac and sour, please? Alright, guacamole, okay. And sour cream? Comes with. Oh, okay. And then may I please get a freeze? I'll do the Baja Blast freeze. Okay. Nope, that's it. Any hot pop? Nope. Okay, so I'm standing second with that. Okay, thank you. Questa è la mia carta di credito Disney. Shh! Guys, non c'è bisogno di sbagliare. Hi. Stop it. Sii simpatica. Sii gentile. Dear buddies. Yeah, we need a little socialization work. There you go. But they won't hurt you. Thanks. Do you want to say hi to my vlog? I'm making a vlog. Hi, vlog. Say hi, Flames. Hi, Flames. Nice. I love it. Thanks. Have a great one. You too. Thank you. Quanto sono gentili gli americani. Io li amo. I'm so happy right now, bro. Campanata check. Aiuto Wisen, aiutami. Ho fatto cadere i pomodori. Ah, un po' di lettuca su di te. No, è formaggio. Tomato. Oh, bro, stai bene Wisen? Amore, sei seduto sui pomodori. Ciao, dalle 4:16 adesso. 16:16 si vede. Sto facendo delle note sul mio nuovo giocattolo. Sto già diventando un po' pazza, tra poco cominciano ad uscire le rap da me. Se seguite il mio canale da tanto sapete che quando comincio ad entrare la modalità pazza comincio a fare un po' di freestyle. Siamo quasi a quel punto, stay tuned, sicuramente uscirà dopo se non ora. Questi sono i video che voglio fare. Se avete altri video in mente, soprattutto i 24 ore challenge, commentateli sotto. Mi sto divertendo, sapete? A parte che sono un po' fuori di testa, ma a parte questo, mi sto divertendo davvero. So yeah, comment below, ladies and gents. Raga, è arrivata mia mamma. Ciao mamma. Noi siamo sempre qua. Hey mom. What's up? Do you want to come hang out with us? Wow, rejected. I feel so rejected right now. Questo libro parla di come i nostri pensieri e le nostre emozioni possono creare la nostra realtà. Quando vi insegno la visualizzazione ai Menti Potente Tour, vi sto insegnando cose vere, fiamme. Avete la capacità di creare qualsiasi vita che volete. Una mente potente crea una vita vincente. Yama bro. Yeah, yama bro. Quando hai un fuoco dentro non migliorerai lento, andrai a volare in tutto quello che vuoi fare. Bro, sto arrivando troppo brava, bro! Ascolta la tua intuizione, mi raccomando, fiamme, questa è una lezione. Ok, sono arrivata al punto di fame. Sto barando, fiamme. Non odiatemi, ma devono fare la pipì. Sono le 9 e mia famiglia è uscita fuori a mangiare messicano. Stanno tornando presto, spero almeno, perché ho fame e sto aspettando che mi portino a cena. Prima di andare via sono venuti a prendere Sara e Wisen e li hanno portati dentro perché i poverini non ce la facevano più. Io sono seduta così, sono abbastanza comoda sinceramente, sto ascoltando la musica, sto leggendo il mio libro, ho letto un sacco
del mio libro e ora ho voglia solo di tirare sui capelli perché mi stanno dando un sacco fastidio. Yeah. Hi. Hi. Are you guys gonna be home soon with food for me? A couple minutes, we'll be home soon. Yay, okay, thanks. Bye. Bye. Potevo parcheggiare tipo da qualche parte strano, ma poi ho pensato, dovrei sfruttare questa cosa di avere mia famiglia in casa così mi portano da mangiare. Oh, heck yeah. You're the best, Mom. You're the best. Thank you. There's shrimp and beans and flour tortilla. Yum. Thank you. Voglio fare un'americanata e guardare YouTube mentre mangio la cena, ma non posso finché la macchina non sta caricando. È parcheggiato e caricando. Quindi, fiamme, devo uscire un attimo. Oh, perché non c'è la luce? Aiuto, ho paura. Dov'è la mia torcia? Ok, trovata. Tutto incastrato qua, ok. Ok, vediamo adesso se funziona. Aid Theater, available in part. Bing bing bing, non funziona. Facciamo una cosa romantica, direi. Oh, heck yeah. Che romantico. Qui nella mia Tesla, completamente da sola. No, ma seriamente, in questo momento io vorrei davvero un fidanzato, perché ho un po' di paura dai coyote. C'erano dei coyote ieri sera, fiamme. Li ho sentiti, erano sotto casa e fanno quando prendono qualcosa. Mio Dio, fanno paurissimi i coyote. Da piccola tipo dormivo sempre con mia mamma e mio papà perché mi facevano paura quando fanno qualcosa. È un po' di paura per dormire da sola, fiamme. Ok, mangio e poi vediamo cosa fare prima di dormire. Dov'è il mio cuscino? Eccolo. Pensato di andare dietro, ma sono abbastanza comoda qui. Basta che tiro un po' giù il sedile e c'è tanto spazio. Oddio, ma sinceramente sono comodissima. Non sto male, sono comoda. E col fuoco c'è anche l'aria calda che esce. Vi giuro, tipo, questo è tutto caldo qui. Oh. Ok, fiamme, sono le... Sai cosa? Cambio un attimo lo sfondo così vedete l'orario, anche se adoro questa foto con quella mini fiamma. Ecco, molto meglio, adesso riuscite a vedere. Mezzanotte, quindi provo a dormire. Mi sa che tengo acceso sempre il fuoco perché non mi piace il buio completo in questa macchina, cioè è un po' strano. E sono nel garage, tipo non è... ho un po' paura. Poi Wissi e Estelle sono dentro, quindi sono completamente sola. E il fuoco. Voi fiamme, siete voi fiamme! Mi tenete compagnia qua dentro. Love you guys, sweet dreams. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Ciao fiamme. Sono le 3 del mattino e ho dovuto spegnere il fuoco perché fa caldissimo. Bastato tutti i finestrini perché stavo sudando, morendo di caldo, e che col fuoco acceso sullo schermo, come vi stavo dicendo, esce anche aria calda e sono tipo caldissimo, non respiravo più. E niente, sto provando a rinfrescarmi un attimo e poi provo a dormire. Ah, una cosa che mi sono dimenticata era lo struccante. Odio dormire col mascara. Sono quasi le 5. Penso che ho appena sentito coyote. Non so se l'ho sognato o se l'ho sentito, ma tipo sto per piangere. Oh my god. Oh my god, non so se la fotocamera riprende.
Oh mio Dio, mio cuore sta battendo velocissimo in questo momento. Oh mio Dio, sono in macchina, non possono prendere, cioè non possono fare nulla però. Ve l'ho detto che ci sono i coyote qua, raga. Ok, io non riesco a dormire, fiamme. Io vado in casa. Dov'è la mia melanzana? Che tra l'altro ho scoperto che è una zucchina. Ok. Grazie papà per avermi fatto prendere una torcia. Ciao ragazzi, oh mio Dio, mai più senza di voi, mai più. Vuoi andare a letto con i miei puppies e basta, e vuoi stare qui assicuro in casa, ho fallito fiamme, ho fallito, Wilson, ho fallito la challenge, avevo paurissima, non ce l'ho fatta. Commentate sotto se voi l'avrete fatto. Che ansia, mai più. Buongiorno ragazzi. Non ce l'ho fatta stanotte. Stamattina mia mamma ha ricevuto una chiamata dal nostro vicino dicendo che c'era un coyote alle 7 del mattino sul prato dietro casa sua, che lui abita tipo due case verso di là da noi. Oh my god, spero che potete amarmi lo stesso anche se ho fallito questa challenge. Ci vediamo al prossimo 24 ore. XOXO al prossimo video. E chi è il fuoco se dentro di voi? Ciao fiamme. I need to be serious for this part. This is a very serious part of the video. Oh, I love my job. Una melanzana. Una melanzana. No, raga, sono seria. Guardate quanto è grande questa melanzana. Yes, he gonna miss me. Yes, he gonna miss me. Yes, he gonna miss my love.